1965, Pietro Santini fonda il Maglificio Sportivo, che 3 anni più tardi comincia a produrre abbigliamento per il ciclismo. Già dalla fine degli anni 70 il marchio inizia ad avere un rilievo internazionale, grazie anche alle novità lanciate sul mercato. Nel 1983 il presidente Pertini assegna il titolo di cavaliere al dottor Santini, mentre l'azienda comincia diverse collaborazioni coi team di professionisti e dal 1993 quella col Giro d'Italia. Da sempre considerata un'azienda cosiddetta purista, perché tutta incentrata sulla produzione del Made in Italy, Santini ha come mission quella di aiutare chi ama la bici a impegnarsi in elevate prestazioni, ma senza dover rinunciare a comfort e senso estetico. Oggi l'azienda ci ha aperto le porte per andare a scoprire come si realizza un completo da bici. La prima parte del processo di lavorazione per la realizzazione di un completo da bici da corsa parte dall'ufficio design. Qui, al computer, vengono pensati i modelli in grafica seguendo 2 filoni principali. Il primo si occupa della produzione della linea Santini vera e propria, mentre il secondo è dedicato alla personalizzazione dei prodotti per fornire materiale tecnico a squadre professionistiche o anche a piccoli team. Si preparano diversi disegni che vengono poi presentati al cliente, il quale può scegliere la versione che ritiene più in linea con le proprie esigenze, suggerendo anche eventuali modifiche. Una volta finito, il disegno viene passato alla modellista che, sempre a computer, va a realizzare ogni singolo pezzo della maglia. Otteniamo così una prima bozza del nostro prodotto stampata su carta che ci permette di vedere se stiamo lavorando nella giusta direzione. Con questo prototipo si può passare ad una prima verifica con l'atleta, utile a capire se e dove si deve intervenire per apportare le modifiche necessarie. La modellista si occupa dello sdifettamento, lavorando su un prototipo bianco che servirà poi come traccia per il prodotto finale. Le indicazioni rilevate vengono anche riportate su carta per rifare il disegno corretto. Il bozzetto grafico che abbiamo ottenuto, dopo anche l'eventuale lavoro di modifica, viene quindi utilizzato per creare l'impianto che servirà per la stampa su tessuto. L'operatore, in pratica, suddivide i vari pezzi che dovranno essere creati, ad esempio fronte, retro, colletto, maniche e tasche. L'impianto che abbiamo ottenuto viene stampato in digitale o in serigrafia su specifiche macchine. Ogni maglia corrisponde a un impianto e, giusto per avere un'idea, in un'ora si riesce ad ottenere la stampa utile per la realizzazione di 6 maglie. L'ordine viene preso e inserito nel computer, che calcola, tramite un programma specifico, quanti pezzi di tessuto sono necessari per completare l'ordine stesso. Su una macchina viene steso il tessuto di cui abbiamo bisogno, in genere bianco, ma anche nero, rosso e blu, fino ad arrivare ad un'altezza massima di 5 cm. Tutti gli strati vengono coperti dal cellophane, dopodiché la macchina comincia a tagliare attraverso una lama e non un laser, visto che il materiale è tecnico e un laser brucerebbe il tessuto. Al termine di questa operazione otteniamo tutta una serie di pezzi a cui viene applicata anche una singola etichetta col codice cliente, il numero d'ordine e la taglia. Questi pezzi vengono trasferiti in un altro reparto per essere sottoposti ad un'altra fase, insieme agli impianti preparati e stampati in precedenza. Questa fase, importante e delicata, permette di trasferire il disegno dalla carta al tessuto grazie ad una macchina che lavora a rotazione. La macchina lavora a circa 200 gradi ad una pressione fra le 3 e le 5 atmosfere per poi far fuoriuscire il prodotto voluto, con lo stampo che ha ora i colori pensati inizialmente in grafica. Tutti i pezzettini saranno così la base per la realizzazione completa della maglia. Il processo di produzione ci porta ora alla delicata fase di cucitura, che parte dall'inserimento delle 3 tasche classiche nella parte posteriore della maglia. È una prima lavorazione molto importante e in cui non vanno commessi errori, rendendo il lavoro dell'operatore di estrema qualità. Pezzo dopo pezzo viene assemblata tutta la maglia, inserendo anche l'etichetta Santini, che ricorda le caratteristiche del prodotto, interamente Made in Italy. Un altro passaggio delicato è quello che riguarda la cucitura e l'assemblaggio delle maniche. Da ultimo, infine, viene cucito il colletto con l'aggiunta anche dell'etichetta taglia. La zip è quasi sempre ricoperta con una speciale copertura, in modo che la scritta anteriore sulla maglia risulti uniforme e non dia una sensazione di discontinuità. La realizzazione del pantaloncino segue invece lo stesso identico procedimento di realizzazione delle maglie, con qualche ovvia differenza, soprattutto nella fase di cucitura.
dove ad esempio una specifica macchina si occupa della bordatura delle bretelle. Il pantaloncino prevede naturalmente l'imbottitura e il fondello, prima di essere cucito, viene inizialmente puntato con degli spilli nella posizione perfetta in cui poi dovrà essere cucito. La successiva operazione di cucitura è forse la più difficile di tutto il processo, perché richiede la capacità di lavorare su linee arrotondate, richiedendo un alto grado di precisione. In Santini la cura sul pantaloncino è meticolosa, tanto che sono stati studiati dei metodi per alleggerire il peso del fondello. Ogni fondello viene realizzato e cucito a mano, utilizzando anche una fibra antibatterica per evitare eventuali problemi che potrebbe avere la pelle nei punti più delicati, vicino all'inguine. L'ultimo passaggio è il controllo qualità, che riguarda ogni singolo pezzo prodotto in azienda. Si va dalla semplice fase di controllo relativa ad eventuali imperfezioni a quella di pulitura, fino al controllo delle cuciture e alla correttezza di tutti gli elementi stampati. Dopo questi ultimi passaggi, il prodotto può essere confezionato per essere poi destinato alla vendita. Santini, fatto in Italia, fatto con passione.